conferenza sul volontariato a Racalmuto. Dove ogni azione che viene fatta per gli altri è sempre parla ai convenuti l'arciprete di Racalmuto Don Diego Martorana. Accanto all'arciprete il presidente dell'associazione Massimo Castellana. Quando invece noi ci mettiamo in movimento a livello fisico si mantiene la stessa cosa. L'uomo è stato creato per dare, e c'è una bella frase nella Bibbia: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E ogni cosa che si dà gratuitamente dà gioia. Quando invece uno viene pagato, è mal pagato. Io ricordo sempre una ragazza parecchi anni fa, si è messa a disposizione gratis, perché parla oggi ti fa tutto gratis. E lo facevo molto piacere, poi ha fatto qualcosa e sentiva sfruttata, certo, bello, era fare le cose, invece quando lo senti sfruttato allora incomincia a mormorare. Allora la gratuità è segno di dignità. L'uomo quando fa per interesse o prima o poi perde il piacere di fare delle cose, perché mai uno potrà essere soddisfatto, perché si sente quasi usato. Invece il Signore ci ha creati per dare. E diceva un padre spirituale: stai attento tu uomo, gli alberi che fanno le foglie allora riparano dal caldo, i frutti, gli alberi da frutto cosa fanno? Se li mangiano o li donano? E tu uomo che hai intelligenza, hai tante qualità, alla fine vivi solo per te stesso. Tu sei manco, puoi paragonarti a un albero. Allora che il Signore ci dia sempre questa gioia di poter dare, e se poi anche ripiegare, ancora meglio. Allora un augurio a questi volontari che dopo 20 anni, dicevo, sono già maggiorenni, una volta era 21 anni, ora 18 anni, già voi siete, avete superato la soglia della maggiorità, ora non potete permettervi più di sbagliare, che non siete più bambini. Allora auguri a voi, miglioriamo questa qualità e serviamo la comunità, dicevo, o per filantropia o per amore cristiano, si chiama carità, ma l'uno e l'altro sono preziosi. Però se oltre alla filantropia c'è l'amore, oggi è la giornata dell'ammalato e Gesù diceva: in ogni persona che ha bisogno ci sono io, dell'ammalato, del sofferente, del bisognoso. E se tu lo fai per me, la ricompensa te la do io, è la gioia. Allora speriamo sempre di tutti crescere con questi propositi, con questi valori che ci rendono persone autentiche. Grazie allora a questi giovani, che richiamo anche le rosse, attenti. No, non devo dire che le rosse, ma il rosso è segno dell'amore, perché è proprio il cuore, il sangue. E bisogna anche questo rosso farlo diventare un segno di una connessione vera ad Arcorati. Auguri a tutti allora e grazie anche di avermi aspettato. Socio dell'associazione che ovviamente dà il suo contributo di volontario a questa istituzione. Grazie per l'invito, innanzitutto ringrazio il Presidente e tutti i ragazzi volontari con cui io ho prestato soccorso negli ultimi anni. Io mi presento, mi chiamo Francesco Duterte, sono un medico e da poco, da qualche anno che faccio parte della pubblica assistenza volontaria di Racalmuto. È stato già detto abbastanza, credo, di quello che è stata la pubblica assistenza in questi 20 anni e del servizio che hanno svolto, come avete potuto notare dalle slide che sono state proiettate, servizi
a livello di assistenza sanitaria, servizi di trasporto realizzati, servizi durante le manifestazioni sportive. Io mi sono trovato subito in famiglia, posso dire, perché i ragazzi sono stati molto cordiali, generosi. Io non mi dilungo più di tanto. Quello che volevo puntualizzare, ovviamente lavorando con loro, mi soffermo sul servizio certamente sanitario. I ragazzi lavorano sempre con la massima abnegazione nello svolgere quotidianamente il loro servizio, il loro lavoro, il loro supporto per i bisogni della gente, della popolazione. Io ho subito trovato massima professionalità, massima disponibilità da parte di loro in tutti i servizi che sono stati svolti, sempre con grande impegno, abnegazione e scrupolo. Ringrazio nuovamente il volontario quindi Ragamuto per essere qui oggi, di cui sono veramente onorato. Ringrazio tutti. Grazie. Allora, poi concludiamo la conferenza, ci sarà un momento ricreativo organizzato dai volontari. Consideriamo il piatto sempre. Il Presidente ha il piacere di lasciare tracce sempre di questo momento, di questa giornata. Anita. Allora, associazione GSSE di Santa Elisabetta. Qualcuno? Allora. Si prepara l'associazione Arte Maiora di Ragamuto, come vedevo al Presidente. La volta senza corte. Poi si prepara il dottor Clown Ragamuto. Un'altra associazione, una bella realtà che sta crescendo a Ragamuto, qualcosa veramente di innovativo, regalare un sorriso a Isotto, e arriva un sorriso, davanti alla presenza di Maiora. Vuoi dire qualcosa? Niente, voglio semplicemente complimentarmi con voi per il meraviglioso impegno che in questi anni, per la dedizione e l'onestà, la correttezza che mettete, l'impegno in questo che è il più nobile dei percorsi che penso si possa fare. Complimenti. Grazie. Il dottor Clown, ci sono i ragazzi. Il dottor Clown. Grazie Clown. È una bella realtà che sta nascendo a Ragamuto. Grazie al centro Maricimorda, a Gino Giudice e altri che si occupano di questa associazione. Si prepara Guardia Ambientale del Mediterraneo. Andiamo velocemente perché sono tanti. Sì, lo responsabile di. Poi abbiamo ONVG, il Palazzo Adriano. Mentre fa poi vediamo dopo, poi vediamo. Poi abbiamo un giorno per domani, da Ragamuto. Se c'è qualche rappresentante. Sono associazione che lavora sempre croce d'oro contro il petro emergency life croce il petro che si prepara croce guarda
grazie. Progedoro. Progedoro. Morales. Allora, Croce Rossa Italiana. Poi mi abbiamo già chiamato. No, no. ONPGI Aragona. Preparo l'organizzazione nazionale denominato Gruppo Italia. Gruppo Italia. Poi abbiamo ONPGI Santa Elisabetta. Santa Elisabetta. Grazie.
mercato. Roma Salvatore. Non c'è quello politica. Martina Dario. Maniglia Anna. Maniglia Anna. Marco Giuseppa. C'è Marco Giuseppa. Poniamo centro padre Cipolla. Florentino Luigi Cappella. Cannella Nicolino, Cannella Andreco Malozzo, grande volontario, grande cultura, Giorgino Anita, Anita, abbiamo sentito all'inizio, Pignanello Nicolò, anche lui volontario, l'avvocato Pignanello. Adesso il dottor Gaetano Geraci, il riconoscimento è stato prestato. Emanuele, funzionario regionale, servizio volontario. Abbiamo la dottoressa Marisa Maria del Traumico, dottoressa, sei stato per ricordare questo momento. Poi abbiamo per tutti, anche per le grandi istituzioni locali. Allora, attestato il sindaco, ovviamente nel suo ufficio, grazie Massimo, all'avvocato della Nazione, presidente del Consiglio. Dirigente del Consiglio Comprensivo, questo non sappiamo molto. Preparo l'avvocato di Giuseppe Santo. È stato l'avvocato di Giuseppe Santo. Vabbè, mi ha aspettato la cancelletta di Giuseppe Santo, per il fatto di allora, mi sta per la croce rossa, c'è la croce rossa chi lo vede? Di vita, qualcuno che prova. Chiama Gregorio. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Poi la voce romana, il dottor Romano. Valentino, gruppo dell'azione cattolica, la Guardia Madonna e Carmelo, c'è qualcuno? Gruppo, thank you.
Vedendo questa sala piena sono soddisfatto. È la meglio... partecipazione sì, sì, è stata massiccia e quindi non ci sono parole da dire. Grazie mille, grazie. 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 Ed evidentemente gli auguri ai volontari riuniti di Racalmuto.